Radio Raccontiamoci. Ritagli editoriali di Enrica Bardetti. Ambrogio Borsani vive a Milano. Ha lavorato come direttore creativo in alcune agenzie pubblicitarie e ha fondato la rivista Woods, che raccontava storie di libri, di editori e di prime edizioni. Di lui Antonio Armando, il quotidiano, dice: collezionista di libri e autore di deliziosi volumi sulla perversione bibliofila, amico e curatore della Merini, di Testori, di Volponi e di altri miti del Novecento letterario, Borsani è anche un viaggiatore incantato. La sua attività di scrittore comprende romanzi e libri di viaggio ambientati nelle isole tropicali. Del suo ultimo libro, dal titolo Assalto al Paradiso, pubblicato da Neri Pozza, Carmen Pellegrino, sul settimanale La Lettura, scrive che è un libro percorso da una lieve e efficace ironia, un diario di viaggio, un reportage e una guida all'esplorazione sentimentale dell'isola, che fu chiamata Taprobane, poi fino al 1972 con il nome britannico di Ceylon e infine Sri Lanka. Stato insulare dell'Oceano Indiano, lo Sri Lanka e le sue ineguagliabili bellezze naturali e soprattutto i suoi rubini e le sue spezie hanno sempre attirato conquistatori. L'Europa, culla di civiltà, scrive Borsani, veniva all'equatore a distruggere le civiltà degli altri. Civiltà millenarie rimaste impresse nei sontuosi resti archeologici, nei canoni di Buddha passati in forma scritta e nelle raccolte in sanscrito vedico di testi sacri. Ma tutto questo, che peso poteva mai avere di fronte alle spezie, pepe e soprattutto cannella, per le quali l'Europa sembrava impazzire? Borsani, continua Carmen Pellegrino, dichiarato l'amore per questo frammento di terra, denuncia, con ragionato istinto, i secoli di vessazioni subite da popolazioni che hanno avuto in sorte di trovarsi sempre dalla parte dei dominati. Da un capitolo all'altro, l'autore ci conduce da una parte all'altra dell'isola, dalle sue acque di smeraldo all'impronta di Adamo a 2200 metri di altitudine. Ma i capitoli più belli, magnificamente scritti, sono quelli dedicati agli scrittori e ai loro approdi sull'isola. Tommaso Campanelli, nel 1602, l'aveva scelta come luogo di ispirazione per l'opera filosofica La città del sole. Arthur Clarke, che vi dimorò per oltre 50 anni, trovò qui l'ispirazione per 2001 Odissea nello spazio e si impelagò in una brutta vicenda che coinvolgeva dei minorenni. Ma Arthur Clarke non fu l'unico a non saper tenere a freno il forte richiamo erotico dell'isola. Anche il poeta cileno Pablo Neruda, a cui fu assegnato il Nobel nel 1971, ebbe qui un'avventura di cui non andava particolarmente fiero. Arrivò nella capitale Colombo nel 1928, ricorda Antonio Armano. Era stato inviato nello Sri Lanka come console onorario dopo essere fuggito da Rangoon a causa della gelosia di Josie Bliss, a cui dedicherà la poesia Il tango del vedovo. Sull'isola abitava in un bungalow, imparava a nuotare nell'oceano, scriveva versi e faceva i bisogni in un buco tra assi di legno che ogni mattina veniva svuotato da un'intoccabile bellissima cingalese, dalla pelle di seta e dai capelli lucidissimi. Neruda non aveva resistito e se ne era approfittato. La ragazza era rimasta pietrificata dopo e l'episodio non si era più ripetuto. Neruda lo aveva poi raccontato nelle sue memorie, assicurandosi una buona dose di disprezzo, che gli fu dimostrato anche nel 2018, quando le femministe cilene si opposero alla sua candidatura per l'intitolazione dell'aeroporto di Santiago del Cile. Sull'isola visse anche per 7 anni Leonard Woolf, prima di sposare Virginia. Era arruolato nel Ceylon Civil Service, ma rimise il mandato e se ne andò quando gli venne ordinato di dare fuoco alla capanna di un indigeno. Le pagine più toccanti, però, scrive Carmen Pellegrino, sono quelle dedicate a Gozzano, nel capitolo intitolato Il Natale di Guido Gozzano, in riferimento alla prosa Un Natale a Ceylon, pubblicata pochi mesi dalla morte del poeta nella raccolta Verso la cuna del mondo del 1917. Un Natale che Gozzano racconta di aver vissuto immerso nell'atmosfera di Ceylon, ma come dice la Pellegrino, sappiamo che i suoi ricordi sfumano nella trasfigurazione letteraria. Gozzano, infatti, già affetto da tubercolosi, era stato sì sull'isola, ma solo nei primi mesi del 1912. Ma che importa? Il Natale a Ceylon del poeta delle farfalle incompiute e delle rose non colte finisce per essere più vero del vero. Non c'è
altro di buono nella vita. Muoversi di continuo, scrisse, verso l'altrove, uscire di se stessi.